Assessore, oggi una conferenza stampa per fare un consuntivo delle somme che siete riusciti a spendere relativamente al finanziamento sociale di terzo pilastro. Ecco, ci sintetizzi i numeri e quali sono stati i beneficiari e la quantità di soldi che è arrivata grosso modo a ciascun nucleo familiare. Ma oggi intanto la soddisfazione del mio assessorato personale, ma non solo, anche degli uffici, a cui va il mio ringraziamento per il grande lavoro che è stato fatto in questi 55 giorni per far sì che la somma donata dall'Associazione Internazionale Terzo Pilastro potesse essere erogata a quei nuclei familiari che vivono nella sofferenza, che vivono nella povertà, e quindi oggi, stamattina, mentre che noi proprio stiamo parlando, verranno erogati tramite procedura telematica con SMS degli importi per poter consentire di fare la spesa a quei nuclei familiari che hanno avuto diritto. Sono ben 138 nuclei familiari a fronte di quasi circa 450 domande validate. È ovvio che non è stato possibile erogare a tutte le persone che hanno fatto domanda, perché la somma disponibile era di 100.000 euro. Terminata questa non era possibile andare avanti, ma è ovvio che abbiamo fatto una graduatoria ben precisa secondo alcuni particolari requisiti legati al reddito, quindi all'ISEE, legate a chi era titolare di prestazioni già in corso come reddito di cittadinanza o quant'altro, ma legate soprattutto a che cosa? A nuclei familiari con presenza di figli minori, perché era quello l'obiettivo, era quello l'intenzione, di arrivare il più possibile a nuclei familiari consistenti con presenza di figli minori. Quindi stamattina arriverà a chi ne ha avuto diritto, sono 138 famiglie per un totale di circa 515 persone, l'opportunità di iniziare l'anno con avendo anche loro la bellezza di poter vivere dignitosamente attraverso anche gli acquisti di beni di prima necessità, e quindi farsi il capodanno in serenità. Ci sono nuove fonti di finanziamenti per il settore, per chi ha bisogno a breve? Ma sostanzialmente noi continuiamo a lavorare soprattutto per quanto riguarda i buoni spesa regionali che sono stati erogati giorno 15 di questo mese, e che stiamo continuando a lavorare alcune pratiche che erano rimaste indietro e che avevano bisogno di un ulteriore approfondimento, e quindi conto e speriamo che l'Ufficio dei Servizi Sociali riesca ad erogare le somme residuali entro il 15 di gennaio. Successivamente, una volta rendicontata la somma, avremo l'opportunità, qualora la Regione ce lo consentisse, di avere ulteriori somme disponibili che ci consentiranno, ove possibile, di fare un nuovo avviso e di poter, oltre a dare l'opportunità alla gente di fare la spesa, ma addirittura di pagare le bollette. È ovvio che questo è un work in progress rispetto alla rendicontazione che noi faremo alla Regione, ma non solo, siamo anche abbiamo ricevuto già in questi giorni, e per il 2021 sarà disponibile una somma di 440.000 euro sempre da erogare in buoni spesa per quanto riguarda il fondo nazionale messo a disposizione sempre per l'emergenza da Covid-19. Quindi tutte queste cose nel 2021 cercheremo di metterle immediatamente in campo per poter arrivare il più possibile ad aiutare le fasce deboli della nostra città.